Oggi 16 luglio, festa della Madonna del Carme nella sua comunità e in festa giornata ricca di celebrazioni. Abbiamo iniziato questo momento di preghiera in questi 9 giorni, forse qualche giorno in più, dal 6 luglio. Ecco, con il buongiorno alla Madonna, che è una tradizione che abbiamo fatto da qualche anno e che sta andando bene. Questo momento veramente di preghiera dove la comunità, perché è un iniziare la giornata affidandoci alla Madonna, e c'è sempre una bella partecipazione dove ci sono tanti uomini, tanti papà prima di andare a lavorare che vengono a pregare e poi iniziano la giornata. Oggi 16 luglio stiamo vivendo queste celebrazioni eucaristiche, pure questa mattina è stato un momento bello perché abbiamo, grazie a Don Francesco Pinto, viceparroco di Santa Maria Brune di Preziosissimo Sangue, che ha fatto lui questa novena, e abbiamo voluto pregare per tante necessità di questo mondo, per quello che stiamo ancora vivendo e quello che abbiamo vissuto, e abbiamo voluto affidare dei fiori alla Madonna, dato proprio dalle mamme, alcune mamme che, ecco perché il Vangelo parlava proprio Maria sotto la croce, il dolore di Maria, la gioia del figlio risorto, e alcune mamme che giovane che hanno perso i loro figli, le loro figlie in tanti modi. E abbiamo vissuto questo momento di grazia. Giustamente molto si chiedono la processione, sappiamo bene che non si può fare, ma stiamo pregando come abbiamo sempre fatto, e quest'anno viviamo la spiritualità di più insieme con Maria. Le celebrazioni proseguiranno nel corso della giornata? Sì, nel pomeriggio 17:30 e concluderemo alle ore 20, visto che non c'è la processione, e vogliamo concludere l'ultima messa alle ore 20 e concluderemo poi con il buonanotte alla Madonna per ringraziare tutto quello che abbiamo vissuto. E domani è in programma anche una messa speciale per i portatori? Eh sì, hanno voluto i ragazzi, i papà, diciamo, molti ragazzi del quartiere, della zona parrocchiale, hanno questa gioia di celebrare la messa sempre alle ore 20. C'è un forte legame, un forte attaccamento del quartiere, della comunità, la Madonna del Carmine. Sì, sì, molto. C'è sempre stato, ma in questi ultimi anni, devo dire la verità, lo vedo ancora di più. Poi, ecco, l'immagine della Madonna del Carmine per noi napoletani è importante. Prima di tutto è di una radice biblica, lo dico sempre. E poi noi sulle nostre labbra ogni volta, pure se ci spaventiamo, o fa caldo o fa freddo, vuol dire che napolitanamente diciamo sempre mamma ru carmra. E perciò per noi popolo napoletano e per tutta Torre del Greco, per la comunità, c'è un legame fortissimo, veramente. Il Signore veramente ci deve benedire, e benedico sempre la comunità, che è una comunità, ecco, generosa, presente. Ringrazio veramente il Signore.